Cari fratelli, oggi desidero di parlare la storia della Santa Corona. C'è una storia molto lontana che sale al 400-500. C'erano i padri del deserto. Allora loro avevano una corona, non è di questo, ma era corona con piccoli nodini. Allora loro recitava la preghiera Subtum Presidium Santa Madre di Dio. E poi dopo tanto tempo è arrivato i monaci, ermiti, e diceva, cantava i canti, 150 canti. I sacerdoti, i ermiti, i monaci, che non sapevano né cantare né leggere, hanno cominciato a dire a un nodino per un canto. E poi questa piano piano è arrivato per tempo di Domenicano. I Domenici dice che la Madonna appare a Notre Dame e dato la corona a San Domenico. E poi è arrivato un'altra storia. A Santo Alan di Rocca ha dato la coroncina e 15 promesse. Da ora in poi abbiamo questo rosario. E poi il Papa, 1569, quando hanno avuto la guerra, per vincere dalla guerra dedicato, ha consacrato il mondo alla Madonna. Quando ha vinto la guerra ha detto, allora la Madonna della Vittoria, e piano piano questa la Madonna della Vittoria è diventata la Madonna del Rosario. Oggi abbiamo questo rosario. Allora cari fratelli miei, quando la prendiamo il rosario in mano, diciamo alla Madonna di intercedere per noi e preghiamo con tanta fede, sicuramente la Madonna viene aiutare noi, e questa preghiera è molto vale a te e a me. Allora prendiamo in mano, diciamo il Santo Rosario, diciamo alla Madonna di venire e prendere noi con sé, proteggere da ogni male. Allora cari fratelli, cari sorelle, diciamo alla Madonna di pregare per noi. Ci vediamo domani. Arrivederci.